Allora dai, e tua zia? Mia zia, che era del 23, lavorava, aveva 15 anni e si trovava, non so per quale motivo, alla piazza, che è quella piazza dove ci stanno gli archi, vicino a casa di Alberto Sordi. Che Alberto Sordi non era la casa, comunque, sì, ok. Vabbè, lì dove c'è il disegno di Alberto Sordi. Dove c'è il disegno di Alberto Sordi, okay, via Rubino. Via Rubino, c'è la piazza. Sì. E poi a destra c'è quella stradina che scende. Sì. Allora, subito... c'era Cornelio. Inizio della stradina, dove adesso c'è stata la grattoria. Sì. Sulla sinistra, delle scalette, c'era qualcosa... Forse era qualcosa dei bambini, dell'asilo nido, cioè andava in un ambulatorio, qualcosa del genere. Lei si trovava lì. E quel giorno arrivò la principessa, la moglie di Umberto II, quella che è stata la regina di Maggio. Sì, sì, la moglie del re. La regina di Maggio, sì. E mentre scendeva sti scalini, ha inciampato tutto il corazzo e Messia si è trovata lì, la retta. L'ha acchiappata. L'ha presa, no? Si è messa, e lei non è... Per non farla cadere. E non è caduta. Allora, grazie, come ti chiami? Posso fare qualcosa per te? E lei ha detto, guarda, io sono orfana, ho un fratellino piccolo, mamma non lavora, datemi un lavoro a me. Ah. Allora, ci ha preso nome e cognome, dopo qualche giorno gli arrivò la lettera a casa e l'assunsero nell'ambulatorio per fare, diciamo, piccoli lavori. E poi lei da lì si è trovata, è passata al ufficio di igiene, al comune, e poi c'è andata in pensione. Ok, questo è un flash che... molto importante, però poi faremo delle cose più...